Un mondo nuovo si apre per Marcello Losudice. La sua forza espressiva apre la strada a nuove forme di contaminazione. Milano è stato il luogo dell'incontro tra Marcello Losudice e il maître horloger Michel Parmigiani, all'interno dello studio dell'artista. Buongiorno. Piacere di conoscere. L'esigenza di questo incontro è di unire i ritmi della creazione, dalla grande alta orologeria dove tutto è concepito manualmente, a quelli che sono i valori espressi attraverso l'arte che fanno parte della creatività. L'arte deve esserci un po' di cuore e di sentimento, però nei suoi orologi, ho dato uno sguardo, c'è un pochino di sentimento. Quindi signor, ci stiamo avvicinando quasi all'arte. Oggi Marcello Losudice è uno dei più grandi maestri del colore al mondo. Conosciuto, cioè la forza che ha avuto nella penetrazione del mercato è legata al colore. Tutti questi gialli, questi rossi, l'intensità di questi. Perché sono difficili. Queste terre, questa materia. Qua per arrivare a questo colore, 100 passaggi, 200. In continuazione col pigmento. A volte ci sono sfumature del deserto, queste terre calde, questo sole che cuoce la pelle. L'atmosfera si è colorata di familiarità e la creatività ha preso il sopravvento all'interno di un noto bar milanese. C'è un orologio da fare un lavoro così per avere tutta la possibilità sul quadrante di togliere i secondi. C'è solo l'ora e i minuti, senza calendario. Senza calendario? Niente, ora e minuti. Secco. Bello. Così c'è più spazio. Spazio più per libero. La creatività. Sì. Allora bisogna impreziosire almeno la qualità delle lancette, la qualità, tutto deve essere più prezioso. Cromarla o dargli una connotazione dorata, per esempio. In oro, in acciaio. Io ho fatto le forme, per esempio, adesso questa è una fotocopia, sì. Però da qua si può vedere tanto. Io starei su un bello rotondo con delle belle anse larghe, come lo fanno loro. Per me la parte più bella è questa, fare parte opaca, parte lucida, e vedere se il rilievo si riesce a ricreare e come esteticamente, qual è la percezione. La lancetta dei secondi, quella può andare? Sì, può andare. È solo quella che è sui piccoli quadranti? No. Quindi questo senza radata? Favoloso questo. Sì. Gli azzurri intensi che fai. Poi qua. Ecco, quelle venature qui così. Qua così. Grazie all'incontro che abbiamo organizzato con immensa gioia, è nata una straordinaria macchina del tempo. Pensate, un orologio in edizione limitata, 12 esemplari al mondo in oro rosa, con il quadrante personalizzato dall'artista. Andiamo a New York e scopriamo che cosa è accaduto alla presentazione della mostra su Madison Avenue e alla prova del grande orologio Parmigiani Fleury. Thank you.
We're very, very excited to have a very special artist with us today. He's coming from Italy. He's originally from Sicilia, and I think you can see, you will be able to see in his works that he has this passion from Sicily that really shows in all of his work. Thank you to be here. I'm one solitary artist. My idea, philosophy of the work is completely far from the group of the artists, and I try to show in my painting the beauty of the planet, the beauty of the nature, and the mysteries of the universe. In fact, my recent works are called the Eden Universe because I try to capture the music of the universe. So they are less geological and more spiritual.